partita importantissima. Decisiva sicuramente no, perché ci sono altre partite in tutto il campionato, ma senza nasconderci, indubbiamente è una partita molto importante. Ma con la mentalità di sempre, sapendo di avere davanti la squadra che per numeri è una delle squadre più importanti del campionato, anche sotto il punto di vista del possesso palla, delle palle giocate, della pericolosità, nell'insieme di cose si avvicina molto alla nostra squadra anche per mentalità. Penso che vedremo una partita con due squadre che cercheranno di giocare, cercheranno di imporre il proprio gioco. Mi auguro che sia una bella partita, ma mi auguro anche che poi prevalga il Sassuolo. Noi giochiamo per vincere, la mentalità è questa, non voglio nemmeno sentir parlare di due risultati. Poi il campo può dire, come ha detto con la Ternana, un pareggio con una squadra che ha sviluppato, secondo me, un ottimo gioco, è stata un po' meno fortunata del solito. È ovvio che giocando con un Verona, una squadra importante, ci possono stare tre risultati. Noi siamo pochi, ma dico sempre ma buoni, per quello mi aspetto un grande calore dalla nostra tifoseria, al di là di quella del Verona. Daniele, con cui ha esordito con me quando eravamo a Piacenza, lo ricordo sempre con piacere perché è un amico, è un ragazzo sincero, vero, a me piace proprio nell'insieme generale. Devo dire che ha fatto già 18 gol, è un giocatore fondamentale per la loro squadra, è il giocatore più forte della B dal mio punto di vista ad attaccare la profondità ed è una delle sue qualità migliori. Noi stiamo preparando giustamente anche la partita sapendo di avere davanti un giocatore che ha ritrovato anche il gol nell'ultimo periodo.